Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ebbene sì, ragazzi e ragazze, siamo arrivati al fatidico mese di gennaio. Tan tan tan! La sessione invernale è qua con noi. Mi dispiace per tutti quelli che vanno al liceo, perché questo è un video incentrato sull'università. Avete due opzioni: o lo guardate in preparazione dell'anno prossimo, o lo guardate o degli anni prossimi, oppure lo vedete cercando di adattarlo al liceo. Mi è stato richiesto un video su come io riesco ad affrontare la sessione invernale. Partiamo dal presupposto che non sono assolutamente un genio, non sono assolutamente una che prende tutte lodi, assolutamente no. Sono una ragazza normalissima, semplicemente mi piace molto studiare, ebbene sì, ho anche io i miei mille momenti di sconforto, però cerco di arrangiarmi trovando dei modi per superare questa situazione al meglio. Io ho preparato 10 punti che io ho utilizzato e sto utilizzando tuttora per questa sessione. Partiamo subito. Primo posto. Al primo posto io metto livello psicologico, insomma. Io per poter preparare gli esami, studiare, cosa che sto facendo da mesi, penso sempre al motivo per cui lo faccio, al motivo per cui ho scelto questa università. Chiaro che deve piacere la vostra scelta, altrimenti siete un po' fregati. Però mettiamo così, poniamo che vi piaccia l'università che avete scelto, io penso sempre a cosa voglio raggiungere, perché sto studiando. Questa è una domanda fondamentale, per poter imparare cose che metterò in pratica e che ho messo in pratica. Quindi penso sempre ai miei momenti in ospedale dell'anno scorso, in divisa, insomma, bello ma tanto soddisfacente. Dopodiché ho evitato e sto evitando distrazioni. Assolutamente cerco di evitare, metto via telefono, iPad, computer, cose che mi possono distrarre. Cerco di ritagliarmi quelle ore per studiare in cui provo a non distrarmi. Dopo poi vi parlerò dei modi in cui cerco di equiparare, insomma, la necessità di distrazione. Mi creo dei piani di studio che ormai conoscete a memoria, sono dei calendari che faccio da sola molto con un pennarello e un evidenziatore e metto giù tutte le materie che voglio fare ogni giorno in base agli esami che ho. Ad esempio, ieri avevo un esame, questo qui in blu, e quindi io mi sono pianificata tutto lo studio prima di quell'esame. Lunedì ho un esame, non so quando vedrete voi questo video, però il 14 ho un esame e anche qua, insomma, pianificazione. Pianificare per me è fondamentale perché pensare di alzarmi dal letto senza avere un obiettivo, vado giù di testa e soprattutto mi perdo. Non saprei da dove cominciare, non saprei cosa fare. Boh. Punto numero 4. Per questa sessione, che è molto pesante, sono arrivata a crearmi i calendari giornalieri, cioè pianifico la mia giornata in base agli orari, perché qua ci sta solo la materia che devo fare. Invece, tipo, non so, ore 8:30 colazione, esempio, ore 9 cominciare a studiare, ore 9:50 pausa, ore 10 riprendere a studiare, così. I giorni subito prima degli esami per me è fondamentale fare questa cosa perché mi aiuta a focalizzare l'obiettivo e soprattutto io vi consiglio di diventare abitudinari, quindi di fare sempre le stesse cose ogni giorno durante la sessione, tipo svegliatevi sempre alla stessa ora in modo che avete un riferimento, sapete che ne so, alle 8 se siete ancora lì a bere il caffè è troppo tardi, ad esempio. Per me è fondamentale fare sempre le stesse cose. Punto numero 5, tengo a portata di mano tutto il materiale che mi serve, tutti i libri, quaderni, cose, ora ho la scrivania piena, ma va bene. Tutto.
compresa l'acqua, è importantissima per l'idratazione ma anche per la concentrazione. Un ambiente che vi soddisfi, ma questo fa parte più del metodo di studio che... Però, vabbè, tipo, non so, io accendo le candele, accendo tutte le mie lucine qua in camera. Punto numero 6. Fare tante pause, cioè fare delle pause anche imposte, cioè anche se in quel momento non ne avete voglia perché vorreste stare sul pezzo, no, ogni ora e mezza tipo fate una pausa. E io per questo uso Forest. Beh, in pratica si piantano degli alberi in questa foresta in base alle ore di studio che fate. È molto soddisfacente come applicazione e niente, io tipo metto 60 minuti o 120, dipende da come sono concentrata, e poi faccio pausa. Punto numero 7. Questo è un punto un po' ostico. Vorrei essere totalmente sincera con voi. Premetto che l'anno scorso, cioè un anno fa, in questo momento io ero una da pigiama, reclusione in casa tutto il mese, non si poteva uscire, non uscivo a prendere un caffè, non uscivo alla sera, non uscivo per fare la spesa, uscivo solo le due volte a settimana per andare a nuoto e poi vabbè, ogni tanto se capitava qualcosa. Ero una di questa mentalità, ok? Ovvero casa, studio uguale sessione, cioè in sessione non si può uscire. Ho cambiato la mia mentalità, ne sono felice, ero molto timorosa del risultato, ma posso dire senza nessun tipo di vanto che ho appena passato uno degli esami più difficili del secondo anno con un voto wow. Ho utilizzato questa tecnica quest'anno, cioè ho voluto sperimentare la distrazione ed è questa che mi ha aiutato a passare così brillantemente questo esame e mi auguro anche gli altri. Adesso vi spiego come faccio. In pratica io ho capito che la mia mente non può stare concentrata sui libri più di 6-7 ore. Molto bene alla mattina e verso pomeriggio comincio un po' a divagare. Quindi ho deciso che le mie 3-4 volte a settimana vado sempre in palestra e non me lo toglierò mai perché è come se ne sentissi la necessità proprio per sfogare la mente. Arrivo ad un punto della mia giornata in cui dico ho bisogno di fare qualcosa per non pensare ai libri. Ogni sera praticamente faccio qualcosa, che sia stare sul letto col PC, uscire, andare fuori a mangiare, cioè... Mi prendo sempre le mie ore per distrarmi. E voglio darvi un consiglio spassionato. Ho conosciuto, conosco tuttora, tante persone che... amici, cose, insomma, non solo amici fisici, ma anche amici virtuali, online, che conosco. In generale, conosco tante persone, hanno... E ripeto, non sto giudicando nessuno, è un mio parere e un mio consiglio che sto provando a darvi soltanto perché l'ho provato sulla mia pelle e ho visto che funziona. Si implicano di fare qualsiasi cosa, non so, non escono più, ma neanche un'ora alla sera, non escono più di giorno, non fanno più nulla, perché magari, o come io ragionavo l'anno scorso, per me uscire voleva dire non adempiere al mio dovere. Quindi io credo che magari nella testa di una persona che ti dice no, non esco perché ho l'esame, perché sono indietro a studiare, quando magari è a casa da 12 ore a studiare, forse è più una cosa psicologica. Provate a ragionare su di voi e pensate se veramente quell'ora a cui state rinunciando di uscire veramente vi serve per studiare, oppure vi ritrovate lì a guardare, a fissare il libro così a non capire nulla perché state studiando, ripeto, da tutto il giorno. Provateci, perché io ci ho passato veramente l'inferno in quella situazione in cui dicevo no, non posso uscire stasera, devo studiare, no, devo studiare. In realtà non studiavo, cioè non ero così concentrata come dovremmo essere. Quindi provate a farvi un attimo una riflessione e a capire se il vostro corpo merita veramente di essere recluso così tante ore o se in realtà potete concedergli un attimo uno spizio. Il fatto è, ragionate su di voi e cercate di capire se davvero ne vale la pena o se è soltanto una vostra cosa mentale per poter essere a posto con la coscienza e per poter dire l'esame è andato così, però io non sono uscito di casa tutto il mese. Ecco, questo secondo me
non è il modo migliore, ma lo dico, ripeto per la 30ª volta perché non voglio discussioni, lo dico perché io ero così un anno fa, ok? Ho avuto le mie soddisfazioni, ma ho avuto anche tanti esami che non sono andati come dovevano. E da quest'anno ho provato a fare questa nuova cosa, cioè uscire, pensare un po' ad altro, però quando sono in casa studio. 8º punto, caffè. Per me il caffè è fondamentale alla mattina e dopo pranzo. 9, affronto questa sessione ripetendo tantissimo con la mia lavagnetta. Ho una lavagna bianca con la quale scrivo con un pennarello per la lavagna bianca e davanti allo specchio. Ripetere per me è fondamentale, è la parte più brutta e più noiosa del metodo di studio, ma è la parte che mi porta ad assumere la sicurezza di me, soprattutto agli esami orali, ma anche agli esami scritti non fa mai male. 10, quindi ultimissimo punto, sono positiva. Wow, che bella parola. Cerco sempre di pensare alle cose belle, cerco di essere grata, sono grata perché ho una famiglia che mi sostiene, perché ho una famiglia che sostiene i miei studi, perché ho le capacità fisiche e mentali di studiare, cioè veramente sembrano sciocchezze, ma in questi periodi in cui veramente il pianto isterico è alla portata di mano e mi metto in mezzo anche io, ok? Anche io ho le mie giornate, no. Però tutti gli altri giorni sono positiva e se non passo l'esame chi se ne frega, lo do alla prossima sessione, al prossimo appello. È università, non è la vita, cioè è l'università, è la preparazione al futuro. Nessuno è mai morto per un esame non passato, anzi se vi interessa vi farò un video su come affrontare la bocciatura. Io la penso così, sono assolutamente convinta che bisogna essere positivi, essere grati di quello che si ha e soprattutto essere convinti di potercela fare. Essere felici per quello che si ha, che non è poco, non è assolutamente poco. E niente, detto ciò, questo è tutto ciò che io faccio o che sto facendo in questa sessione d'esame, che è partita molto bene, speriamo continui così, perché l'ultimo esame ce l'ho veramente l'ultimo giorno del mese, quindi proprio fino alla fine non si molla niente. Io spero che vi sia piaciuto, qualsiasi domanda, cosa, qua sotto. E vi ricordo che in questo periodo sto facendo sul mio account di Instagram Matilde Carlighter delle piccole storie giornaliere, mini vlog per compensare la mia assenza qua su YouTube, quindi se vi va seguitemi e niente, vi mando un bacio, alla prossima, buono studio, ciao!